Buongiorno a tutta Asterisco. Oggi 11 considerazioni sulla statua della spigolatrice a Sapri. 1. Sì, mi voglio infilare in questo ginepraio. 2. Bella la spigolatrice di Milo Manara. 3. La statua in oggetto è ispirata dalla celebre poesia di Luigi Mercantini intitolata La spigolatrice di Sapri, quella che inizia con Erano 300 giovani e forti e sono morti, e racconta la spedizione di Carlo Pisacane dal punto di vista immaginario di una contadina che adotta la causa dei soldati, li segue fino al campo di battaglia e assiste al loro massacro. La statua, inaugurata sul lungomare del Golfo di Policastro il 25 settembre, era stata inizialmente affidata un altro artista, Antonio De Paoli, che aveva già realizzato il bozzetto preparatorio per la sua idea, in cui compariva appunto l'immagine di una contadina che fa cadere la cesta del grano che stava portando proprio perché è distratta da qualcosa che sta arrivando, è in torsione e sta guardando qualcosa in arrivo, ovviamente i 300 soldati. 4. Tra l'altro, questa cosa è passata un filo sotto radar, però non è molto grave, cioè se il concorso era stato vinto da tutt'altro artista, Antonio De Paoli, perché poi è stato arbitrariamente assegnato il lavoro a Emanuele Stefano? Non è illegale? Tra l'altro ci sono anche vaghe somiglianze tra la postura delle due opere, sebbene la versione di De Paoli fosse molto più attinente al tema della poesia, effettivamente. 5. Mi appassiona sempre un sacco come un tema riesca a tenere banco ininterrottamente per 3-4 giorni sui social per poi sparire nel nulla, senza risolversi. 6. In soldoni, il problema lamentato contro questa statua, contro la sua ultima versione di Stefano, si potrebbe riassumere nella frase: potevi dire qualsiasi cosa sulla spigolatrice di Sapri e hai voluto dire questo, che è fiera. E che ha un bel culo, pardon, che è callipigia. Scusate. In pratica è come quando studi per mesi per la tesi di laurea, passi le notti insonni a studiare, ti chiudi in archivi bui per tutta l'estate per fare un bel lavoro, arriva finalmente il giorno della discussione in cui prendi 110 lode e bacio accademico e i tuoi parenti ti dicono: come sei dimagrita? Sì, è un complimento, però magari in quel contesto potevi dire qualcos'altro. Grazie. 7. Quindi il problema non è che questa statua sia troppo o sia trasgressiva, anzi non c'è nulla di trasgressivo, è una rappresentazione abbastanza reazionaria, tutto sommato, che si è già vista per secoli, milioni di volte. Il problema è che è povera di contenuto rispetto a ciò a cui dovrebbe fare riferimento. In parole povere, puoi dire che una donna è bella o un uomo è bello, non è vietato essere belli, non è vietato apprezzare la bellezza, non è vietato esserne attratti, ma si è già fatto abbondantemente per secoli, non ci manca. Di una figura come la spigolatrice di Sapri si poteva dire qualcosa in più, il materiale sicuramente c'era per farlo. La cosa che mi fa ridere poi è che, ok, che ha uno sguardo fiero questa statua, però se mi si chiedesse cosa rappresenta senza leggere la didascalia, io non lo saprei, cioè farei lavorare l'immaginazione. Se dovessi fare il gioco classico, guarda questa opera d'arte e immagina che cosa stia accadendo in questa scena, io direi che è un'allegoria di come si immagina debba reagire una donna al catcalling, quello che fa catcalling, cioè un po' sorpresa, pudica, però vagamente lusingata. 9. Ora io capisco che chi non ricorda bene questa poesia dalla scuola, chi non la conosce, può trovare il chiasso che c'è stato attorno eccessivo, gratuito, moralista, però magari per farvi avvicinare a quel tipo di stridore, immaginatevi che ad Auschwitz, per celebrare l'Olocausto, inaugurassero un monumento che raffigura un'ebrea nuda e sexy. Il livello di stonatura è quasi a quel livello lì. 10. Dire che questa statua è brutta e fuori tema è un diritto inalienabile della persona e rientra ancora nella libertà di espressione. Non è censura. 11. Tuttavia, ci sono un'infinità di statue brutte in Italia, quindi possiamo tollerare anche questa. Fine, vi mando un grosso nacio e mi raccomando, qual è il nuovo argomento dei social al momento? Non lo so, sono rimasta indietro, fatemelo sapere.